Ciao, siamo sul lago di Corbara, siamo nell'Italia centrale. Qui scorreva il fiume Tevere e negli anni 60 hanno costruito questo bacino idroelettrico. Questo lago è caratterizzato da rive frastagliate che si allungano dentro una profonda e stretta gola che si insinua fin quasi a Todi. Si chiama la Gola del Forello. È costeggiato sulla sponda sinistra dalla strada statale 448. Questo lago prende il nome dalla frazione di Corbara, località del comune di Orvieto. Fa parte, unitamente ai territori circostanti, del Parco Fluviale del Tevere, area naturale protetta dell'Umbria. Bel lago, facilmente raggiungibile sulla strada che percorre Perugia in direzione Orvieto. Qui c'è tanto pesce, soprattutto le bram. E siamo venuti qui oggi a testare delle attrezzature da pesca. Siamo venuti a provare le nuove canne dell'azienda Italica. Attrezzi che si presentano veramente bene e noi vogliamo provarli con pesci difficili, ma soprattutto combattivi come quelli del Tevere, anzi del bacino di Corbara. Oggi vi presentiamo le due linee della ditta Italica, due linee di canne da feeder che rispondono a tutte le esigenze di pesca. Per pesche decise, robuste, strong abbiamo la Fortexa Feeder, per pesche light e medium light invece abbiamo la Fortexa Team Feeder. La nuova serie Fortexa Team Feeder si propone di completare la gamma di canne da feeder inaugurata l'anno scorso con la vincente Fortexa Feeder. Questi nuovi modelli infatti sono stati studiati per una pesca light e medium light feeder, grazie al casting che spazia dai 5 ai 10 grammi fino ai 15 e ai 60 grammi. Le Fortexa Team Feeder sono disponibili nelle misure 10 piedi, 11, 12 e 13. La Fortexa Team Feeder è sviluppata in due pezzi ed è dotata di un profilo ultra slim che la rende molto reattiva e precisa sia in fase di lancio che di ferrata del pesce. La vasta gamma di casting disponibili ne permettono l'uso con qualsiasi tipo di feeder. È adatta anche alla pesca con il metodo. Il manico è in sughero con inserti in eva alla base del manico e nella zona mulinello che garantiscono un ottimo controllo e grip durante le fasi di lancio, di ferrata e di recupero del pesce. Completano la dotazione tre vettini con azioni light, medium ed heavy, caratterizzati da colori diversi. Bene, sto pescando sempre con questa bellissima Fortexa Team Feeder da 12 piedi, ha un casting, come ho detto, da 15-40 grammi. Io sto usando in questo momento per una distanza abbastanza breve un feeder da 20 grammi. Come vedete l'ho caricato di pastura e la fase di lancio è molto
lineare, come vedete, si controlla bene anche la destinazione del feeder, perfetto. Ecco, abbiamo visto una leggera toccata, sicuramente anche questo è un gardon. Questo bacino di Corbara è pieno di gardon e li stiamo insidiando con un cimino molto sottile. Io ho montato una mezza oncia proprio per vedere anche le tocche più delicate. Il gardon è un pesce delicato che mangia in maniera molto astuta e quindi ci vuole un segnalatore di abboccata molto sensibile. Vediamo la mangiata cosa ci riserva questa volta. C'è un piccolo pesce, sicuramente è un altro gardon. Come vedete, questo è un piccolo gardon, però ce ne sono anche di molto più belli che fanno veramente divertire. Proveremo ad insidiarlo. L'Italica Fishing Tackle Division ci presenta due canne da feeder. La Fortexa Feeder si distingue nel modello Gold e nel modello Silver. Per la prima volta nella storia ha il piacere di presentarvi queste favolose canne da feeder, realizzate grazie alla collaborazione dei maggiori esperti di questa tecnica e ai consigli di Francesco Casini, che è un uomo immagini e pluricampione del mondo. L'Italica ha deciso di sviluppare questa linea per rispondere alle esigenze del numero sempre maggiore di pescatori, sia agonisti che amatori, che si avvicinano a questa tecnica avvincente. Questa prima serie è caratterizzata per l'appunto dai modelli per la pesca feeder pesante. È disponibile in due modelli e in svariate misure. La serie Fortexa Feeder è stata sviluppata con i più innovativi materiali presenti sul mercato ed è dotata di tutti quegli accorgimenti, sia tecnici che estetici, che la rendono una canna unica nel suo genere. La loro potenza e il casting heavy
fanno di questo prodotto un attrezzo ideale per la pesca in fiumi di grossa portata o addirittura in mare. I due bettini in dotazione sono stati sviluppati proprio per assecondare queste caratteristiche e hanno un innesto al sottovetta preciso e calibrato al fine di non influire sulla curva e sull'azione della canna. Entrambi i modelli, il Gold e il Silver, portano anelli a doppio ponte medio e sono dotati dell'elegantissimo manico ergonomico ibrido EVA e sughero con marchio impresso con tecnologia laser. Originale anche la custodia delle canne. Grazie a questo particolare astuccio le nostre canne possono rimanere sempre protette e sicure di non rovinarsi. Rimangono fuori solo ovviamente i mulinelli, ma questo non è un problema. E così si possono accasare nel vano della nostra auto, sicure, senza problemi. Italica. Ecco la mangiata, ragazzi. Siamo concentrati sulla nostra zona di pesca, abbiamo visto una bella toccata, probabilmente c'è qualche pesce interessante che sta curiosando sulla nostra zona di pesca. Ecco ancora, e adesso tiriamo, eccolo il pesce, è qua, un bel pesce, sì. La canna sta rispondendo veramente bene. Ottimo prodotto. Stiamo recuperando. Ecco le ultime sfuriate del pesce. Non ho ancora capito. Sembra una bella bram. E infatti, bel pesce. Ecco un'altra bella bram. Beh, possiamo dire ragazzi che oggi ci siamo veramente divertiti. Bei pesci, bel posto, ma soprattutto una gran bella canna che ci ha fatto veramente divertire. Come vedete, queste sono le bram del lago di Corbara. Un bel bacino, acqua del Tevere e pesci meravigliosi. Ecco, cari amici, è finita la nostra bella giornata di pesca. Oggi c'è anche molto sole, abbiamo preso tanto pesce, ci siamo veramente divertiti. Il lago di Corbara oggi ha dato il meglio di sé e anche i pesci che adesso liberiamo nel suo ambiente meritano un applauso perché poi sono quelli che ci hanno permesso di divertirci. Ecco qua, guardate. I pesci se ne stanno andando. E ce ne andiamo anche noi. Un saluto a tutti dalle Bram, dai Gardon e dai Carassi di Corbara.